ah, le spalle di Clemente che non si muove. Questo è Fibroni, ci vuole mai. Avanti, avanti. Visto voi che io mi sono voglio questo è un discorso. Ci vediamo più gente. Ci vediamo due insieme ragazzi, un attimo per l'attenzione, è arrivato Claudio Caldo, c'è stato un saluto a Renato Pozzetto, un applauso! Renato Pozzetto! Tribuna 4 e 5, sveglia! Basta fare!
5. Dai, oh, rifacciamolo. Noi a sinistra e siamo a destra. Calma, che ce la facciamo. Dai, dai, dai. Noi! Tutte le glorie, dai, prendete posto! Oh!
Ministro, quando c'è il Milan è sempre bello. Dobbiamo andare a vedere altri. Permesso. Allora diamo il benvenuto al ministro Matteo Salvini, grande tifoso milanista che ha voluto essere presente per questi 50 anni di tifo rossonero. A quanto che è Sciarpe? Salvini, no, zio.
Salvini! Attenzione, calcio di rischio della capitale! Salvini! 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 Aspetta. Ciao Leo! La voglio fare, ti prego, Matteo! Arrivo! È venuta apposta lei, eh! Oh, sono stato bidone! Fate bel giro, Matteo! Cosa? Fallo passare! Messo, fate passare! Ah, 400, no, non lo so! Però occhio! È una parte di Milano! Si faccia parlare! No, non succede! Andiamo indietro! La sentenza UEFA invece come commenta! Ministro, che cosa non è piaciuto? Che cosa si adesso, giusto? Sono due pesi e due misure. Vediamo il problema di questo Milano. Ho cominciato a seguirlo in birra, quindi non c'è il minimo problema. Torneremo grandi. Non è soddisfatto di quello che si intende qui? Giù. Ragazzi, giù per piacere, giù. Dovete scendere, ragazzi. Ragazzi, dovete scendere per piacere. Giù ragazzi, stop, giù, dai. Thank you.
faccia un bel saluto. Saluto qui, ministro. Forza Milan a vuoto. Gol del Milan. Illuminata Arena con il numero 50, Daniele. 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 Dai, oh, sulle mani, sulle mani. Dai, 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 siamo qui che Dai, dai, fuori la voce! Fortunatamente lavoro ancora in questo club e sono grato di farne parte.
perché è attore giovanile. Che i giovani crescono e riescono a dare soddisfazione a questa gente che viene. Illumina l'arena con il numero 50, Filippo! 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 Sveglia un attimo! Fuori la voce, ripetete! Forte! Dico che siamo tutti delinquenti! Sono perché ci piace fare incidenti della sua storia. Heckley, your feelings. Dai. Se ci sarà uno scontro sarà letale. Dai, abbracciati. Vi Come on.
pomeriggio, un pomeriggio di passione, di cuore, ma un pomeriggio benefico. Sì, perché non dimentichiamo che tutto l'incanto è andato a fare, si occupa tanto di quella realtà, che è una cosa concreta, oltre a amore per dire che è il prossimo ad aiutare. Ricordiamo, la curva ha sostenuto tante spese, dedotte le spese, tutto va alla, alla sua fondazione. Sì, sì, tutto va. Tante glorie, tanti cammini. È stato carbone, è stato carbone. Esatto. I piedi dovrebbero essere buoni, quindi. Allora Franz, senti, è stato un pomeriggio in cui le glorie, i campioni sono stati tutt'uno con i nostri tifosi e con la nostra curva. Il tutt'uno, perché sapete, sono tutti mischiati, anche campioni, vedersi così lontanati, tutti, incoraggiati, abbiamo fatto quei cori, insomma, la comunicazione di corare è sempre emozionante. Chi non è stato almeno un giorno in curva a Francia? È stato un giorno in curva, ma perché la curva è si vivono le emozioni forti. Tu quando c'è l'energia del coro ti sembra di aver vinto la sera prima, ti sembra di vincere anche domani. E di questi tempi è un po' una metafora quella di vincere, però come si fanno vuole provare, così hanno altri ragazzi che vincono. Milano siamo noi, dicono i nostri tifosi, e dalla Milano di dicembre, dalla Milano natalizia, di notizia, di sport e di condivisione. Centinaia di milioni
sul Milan e sulle squadre italiane in generale ci sia un'attenzione, un accanimento particolare, però il calcio è il calcio e finiti i 90 minuti finisce il gioco. Mi dispiaciuto le parole di Leonardo che ha chiuso per la partita. Non penso che il Milan abbia bisogno di un singolo, ha bisogno di un piano. Quello che in piccolo stiamo dando all'Italia sul futuro del paese, anche una squadra ha bisogno di un piano e non di un singolo non fa mai la differenza. Ministro, è preoccupato adesso per Inzaghi perché... No. Va bene, basta che rimanga uno sport, qualche giornalista mi ha chiesto, ma un ministro che va alla festa della curva, sono tante persone per bene, pacifiche, tranquille, un tamburo, un coro, una bandiera, portano colore, la violenza è un altro paio di maniche. Però ci sono anche indagati in mezzo. Io sono un indagato, quindi sono un indagato in mezzo a indagati. Con Gattuso, invece tutto a posto, con Gattuso tutto a posto. Tutto a posto. Va bene, faccio il ministro, spero di farlo bene. Questa uscita dall'Europa l'ha smaltita. No, anche perché era l'esordio europeo di mio figlio e speravo di farglielo fare migliore, però gli ho spiegato che papà ha iniziato, si ricorda ancora una sconfitta a Cesena e quindi va bene così. Ma ti vuoi parlare di calcio? Perché Higuain non sta dando quello per... Non sono coi giocatori 7 giorni su 7 come ci sono l'allenatore e i dirigenti. Sicuramente se entra in campo per non perdere, perdi. Mi aspetto un Milan che entra in campo per vincere anche contro le squadre più forti. Il Milan dei grandi risultati è nato così. Un commento a quello che è successo dalle forze dell'ordine in vita della Lazio. Quando si aggredisce un poliziotto o un carabiniere si è sempre comunque donna. Un conto è il tifo, un conto è il coro e un conto è la violenza. In questo senso le ha fatto piacere la calma di Atene, perché anche quella è una trasferta a rischio. Sì, diciamo che ho trovato un pubblico greco che in Italia fortunatamente si vede raramente, anche tra i palloni in campo, e... però ci sta, non mi scandalizzo. La trasferta ad Atene la fa lei. Se non arrivasse il piazzamento Champions sarebbe una stagione fallimentare. Speriamo, siamo lì, speriamo che sia un punto di ripartenza. Si parla anche di Conte, come lo vedrebbe questa partita Conte? Io parlo di quello che c'è, faccio del ministro dell'interno con questo governo, spero di farlo a lungo, e questo è l'allenatore e questa è la squadra. E c'è qualcuno tra quelli che ci sono che non vorrebbe più vedere con la maglia del Milan? Fatemi fare i nomi che poi li tiriamo. No, la maglia si onora fino in fondo, dai. Ma c'è un giocatore al di là del piano come adesso che vorrei? Dovremmo vedere un Milan sempre più italiano, ma non per nazionalismo o populismo, perché abbiamo tantissimi ragazzini che giocano a pallone quando hanno 6 anni, che poi vanno nelle giovanili, crescono nei vivai e spesso e volentieri hanno spazi chiusi perché ci sono alcune squadre che hanno 11 stranieri su 11 in campo. Quindi al di là di un giocatore singolo mi piacerebbe che facessimo tornare a crescere tanti ragazzi di 18 anni che poi possano girare l'Europa con Milan. Me l'hai pagata tu? Un bellissimo volo, Ryanair, quei ragazzi della curva. Ministro, la prima volta in mondo, ministro, che partecipa al festival di Milano. Come siete? Io ho cominciato ad andare in curva quando avevo 14 anni. Mi ricordo il fumogeno arancione che mi intossicava per i primi 5 minuti della partita. Ho fatto delle belle trasferte, ho sempre trovato gente positiva che durante i 90 minuti esaurisce la voce. Però io direttamente, ovviamente, quelli che sono sempre venuti con me non hanno mai alzato una mano nei confronti di nessuno, ho gettato niente. Un sostegno pubblico a Gattuso? Ci mancherebbe altro, è il migliore, Gennarino è il migliore. Ma tornando ad Atene, Gattuso ha detto di sostituzione iniziativa, ho sbagliato, Cutrone forse devo lasciarlo in campo, cos'è? L'ho pensato anch'io ma non l'ho detto. Va bene così. La tifoso del Milan Celentano ancora? Li so tutti, mi ricordo quelli di Fossa e Brigate, però sono vecchio e quindi adesso ce ne sono di nuovi. Però mi ricordo che l'ultima volta ad Atene, Forza Lotta vincerai, non ti lasceremo mai perché avevamo vinto l'ultima volta ad Atene. Però va bene, torneremo a vincere, no problem. Grazie, grazie. Calmi, c'è una spugna! C'è una spugna, pranzo! Lasciate! Tu eri cognoso,
proprio la Fiorentina. Prego? Due ore, ho capito, non si vede se non c'è, voglio dire, stai lavorando tutti, secondo te faccio apposta. Ma secondo te faccio apposta? Ma che modi sono? Gentilmente. Ma che modi sono? Esatto, l'ultima cosa, Filippo, i tifosi hanno colorato, pitturato, disegnato i momenti dei trionfi, però sono stati il punto di riferimento dei momenti non di trionfo, dei momenti più delicati, dei momenti più particolari.